Pronti? Sì, diciamo. Allora, intro. Sono 5 domande a testa. Chi indovina più domande vince. Ah, ok. Non c'è non il punteggio che sale. No. Non c'è un tempo? No, non c'è tempo, okay, però. Okay. Qualcuno può Non ci sono aiuti. Okay. Rachele. Sì. Pronta? Prontissima. Però è sbagliato, vabbè. Prontissima. Prontissima. Date il luogo di nascita di Lorenzo. Lo so. aspetta, allora Gorizia e fin qui ci siamo. Data c'è. A gennaio, il gennaio, giusto? Sì. Ok, allora non vorrei dire una paggianata, però tipo 13, 18. Dai Lox, confermi, puoi confermare, smentire. No, non confermo, dai. Quando sei nato? 15. Però in quel periodo lì, perché mi ricordo che... Di gennaio. Gennaio? Sì. Un giorno di gennaio? Aspetta, ci arrivo. L'8. No. No, basta, mi arrendo. Gennaio, anno? Gennaio, anno 1998, Gorizia, cioè... Ci siamo, dai. Ci siamo. L'8, vabbè, facciamo che va bene. Okay, era l'11. Okay. Ah! Lorenzo, date luogo di nascita di Rachele. Allora, Latina? No! Allora. Pensavo fosse Manuelo. Del 98 intanto, per mettere le sicurezze. Quello che sappiamo. Senti, no, basta. Allora, sei di ottobre? Sì, no. Sì? Sì. Ok. 23? No. 22? No. 25? Bravo! Ok, però il posto è proprio zero. Vabbè, se non è latina? Ostia. No, che ne so io. No, visto la geografia. Sì. Capotente. Roma sì, proprio? Roma. Ma va. Era semplice. Era troppo semplice. Era troppo semplice. Sì. Facciamo uno pari. Uno pari. Ok, per dire 0-0. Ok. Rachele, sì. Chi è stato il primo nuotatore italiano a scendere sotto il muro del minuto nei 100 stile libero? È andata bene a te? Lo so, no. Famosissimo. Anche per altro. Quasi, direi quasi sopra. Più per altro. Per altro. Ma tu lo sai. Bud Spencer, dai. Bravissimo. Ma... 1950, Carlo Pedersoli, che poi diventerà Bud sì, Spencer. Certo. Sapevi anche la data. No, la data 1. Però ho sbagliato la cede. Male, malissimo. Uno più io. Lorenzo, Pechino 2008. Sì. Questa la Phelps vince 8 ori. Quali sono le gare in cui ha trionfato? Ah, tu devi dire un nome e devo dire 8 gare. Oh, ma sono allora, semplici. Le tre staffette. Dile però. Vabbè, tre staffette. Così? Tre staffette ci sono, okay, le infine. Misti. Sì. Due delfino. Sì. 100 delfino. Sì. E quattro misti. Sì, ne manca una. Due stile? Esatto. Sì. Ok. Punto. Punto pieno. Perfetto. Punto pieno. 2-1 per Lorenzo. Due più. Vai, no! Allora, Rachele, sì. Questo è facilissimo. Okay. A entrambi vi piace la casa di carta? Sì. Ce l'avete detto? Sì. Visto... No, nella serie c'è una storia tra Tokyo e... No, allora, aspetta. Oddio! Madonna Rachele, ma lo so, ma adesso sono emozionata, devi sapere che... Berlino non muore. No, comunque. Berlino no. No. Allora, aspetta. Perché dico tutti i nomi. Allora. Vabbè. No, perché poi lo aiuti se lo dici. No, io lo so. 2016.
Rio! Ma sei un grande! Ma troppo aiutata, vero? Dai, da 0-5. Vabbè, vabbè. Comunque le tue domande io le sapevo tutte. Dai. La mia data di nascita. Anch'io le tue, vai! Lorenzo, a proposito di Rio. Eccoci. Chi ha vinto i 400 misti maschile? Ah, Rio? L'americano? Chris. No. Ah. Tu lo sai? Ah, ok. Oh, abbiamo gli aiuti. Adesso non mi viene il nome. L'ungherese? No. Vabbè, le metti tutti, adesso basta. Vabbè, allora vediamo è stato... Dai, gli abbiamo dato a Rachele. Feto, dai. Sì? No, con nazionale. No. Con nazionale. Madonna, sono tutti uguali. Stiamo cercando di capirlo. Ah, è vero. Vai, mi arrendo. Dai, giapponese, niente. Si è arreso. Due pari, no? Due pari. Ok, non ho capito chi è. Aghino. Non so che cazzo. Aghino. E rimanendo sempre a Rio, invece, chi ha vinto il 100 stile femminili? Dove è facile questo? No, la Penny, no, la canadese. Madonna, un po' più in giù. No. Un po' più in giù, dai, aiuto, un bel aiuto. La Lisa che è la seconda. Oddio. Chi ha vinto il 100 stile donne a Rio? Dai! Io pensavo la canadese, ha iniziato anche a seguire la Svizzera. È facilissimo. Allora adesso smetto di seguire, non so, visto lei. Un po' più giù. È statunitense? È giovane? Eh no! Com'è? Ma no, la... No, non è 100. È 100. Ma la vita è 2. Ma infatti, raga! No! Davvero? La vita è 2 a pari merito, lei e un'altra. La canadese! Madonna, ragazzi! No! Sì, perché io ho iniziato a seguire la stessa! Pari merito tra... Mamma mia! Va bene, però sono brava! Hai ragione! Allora, punto. No, è punto, va bene! Mezzo punto! Mezzo punto! Malissimo! Ultima domanda per Lorenzo! Già l'ultima? Sì! Torniamo alla casa di carta! No! Mi sai fare i nomi di 5 personaggi, esclusi Rio e Tokyo? Ok! Denver! Berlino! Monica Gazzambide, qualcosa così. Raquel Murillo e il professore. A quanto siamo di punteggio? Avrei continuato io. Allora bisogna continuare a... Si continua a oltranza. Io avevo un più. Ma dove? Anch'io. Sì, era semplicissima, però allora vai, questa è difficile. Eh no. Sì, un po' vecchiotta. Il golden goal adesso. Qua si va sugli edifici. Chi è stato il primo nuotatore italiano di sesso maschile a vincere una medaglia olimpica? Questa è tosta, Puoi rinunciare se vuoi. Siamo là nel tempo. Dai, ragazzi, ma io... Ma tu lo sai? No. Nessuno dei due lo sa? Ah, perché se io rispondo vinco? Sì. Ah, allora ci penso anche. Chi è stato il primo nuotatore italiano di sesso maschile a vincere una medaglia olimpica? Questo sarà il mio prossimo posto. Ce l'hai? Ele Merisco. No? Io prima no, lui prima vince medaglia internazionale a dopo. Può darsi. Chi è stato? Stefano Battistelli, Seul 1988. Ok. Proviamo un'altra. Monaco 1972. Ecco, vai. Facile questa, Quante medaglie ha vinto Novella Calligari, prima nuotatrice italiana di sempre a vincere una medaglia olimpica? 2. No. Un numero devi dire, cioè. Dai, 3. E ha vinto. Vabbè. Grandi. Ti do la mano, Come va, scusa. Vabbè, a caso, c'è un numero. Lo sapevo, 3 o 4.
4. 3 o 4. Sappiamo anche cosa? Vai. Volete un'altra vai. Domanda? No, no. Ok, proviamo a vedere se sai qualificare. Dai, ma basta, ma abbiamo visto. Puoi vincere. Allora. 4 stile. Sì. Faceva le gare lunghe, quindi 8 stile. Esatto. Faceva le gare lunghe. No, no. Le Olimpiadi no. Ah, non c'è, no, neanche... 2. 4 e 8. No, ma un'altra specialità. 2 dorso. 2 delfino. 4 misto. 4 indovinato. Avrò indovinato tutto. Complimenti, ragazzi. Grazie. Grazie ragazzi. Grazie a voi. In bocca al lupo.